Rivedendo questi film e documentari e video realizzati in 30 anni, ho notato qualcosa che li riguarda nel loro insieme. Interesse alla rappresentazione dell'attività costruttiva, soprattutto creativa, i processi di costruzione di opere d'arte, di scienza. L'attività più esaltante, più umana. L'essere umano questo può fare, inventare, costruire, dare forma, dare senso. Torna spesso questo tema anche una certa distanza polemica nei confronti della mania tecnica del nostro tempo che è appassionato di perfette riproduzioni dell'immagine, del suono. Ma a cosa serve tutta questa perfetta riproduzione? L'essenziale è la perfetta produzione, invenzione, con quel grado di precisione descrittiva che è sufficiente, non di più. Non di più, questa ostentazione dei potenti mezzi tecnici, è fuorviante. Tutto con niente. Questo bisogna fare. Poi ancora questo riequilibrio dei rapporti fra l'uomo e il resto del mondo, come lo chiamo io. La nostra realtà nella comunicazione oggi è invasa dagli esseri umani, facce, corpi, parole. Il paesaggio è uno scenario, gli alberi, le montagne, i mari. Gli altri animali, comparse. No, io penso, cerco una rappresentazione dell'essere umano fratello degli altri esseri, animati o inanimati, presenti e passati e futuri. Quindi far perdere all'essere umano il centro della scena, ricondurlo a essere un personaggio fra altri personaggi della realtà. E poi questa molteplicità, questa volontà di individuare, di partecipare
partecipare alla elaborazione di linguaggi, di forme di comunicazione. Questo non agire all'interno di una professione, ma agire intorno a un problema. Il problema è questa vita umana odierna, irrequieta, in crisi, come si dice, una rappresentazione della crisi, intera crisi economica e sociale e politica e etica. Questa crisi all'interno della quale si producono meravigliosi atti costruttivi di artisti, di scienziati, di esseri umani che compiono gesti, che inventano sguardi, che partecipano con altri esseri, animati, inanimati, alla vita, liberandosi di scheletri, di abitudini, prefigurando un mondo più simpatico.